Scuola di politica e uno sguardo al futuro. La Lega chiama raccolto i suoi militanti con Veneto domani, come si chiama la scuola di formazione politica, e spiega quali saranno i vantaggi e quale la strada verso l'autonomia, che martedì prossimo avrà un'accelerazione con la discussione in Parlamento del disegno di legge, il voto finale al Senato, poi il passaggio alla Camera dove concluderà il suo percorso. Il PD darà battaglia, ma siamo abituati a questo. Siamo consapevoli che l'autonomia sarà una grande rivoluzione per il Veneto, ma anche per tutte le regioni che l'hanno chiesta. Quindi partirà un tour in 200 comuni veneti per spiegare le ripercussioni sul territorio dell'autonomia, dall'istruzione alla sanità, dal turismo all'imprenditoria. Intanto Stefani ribadisce che non corrisponde ai numeri la presunta fuga di leghisti verso Forza Italia. Dalla Lega c'è stato un solo militante che dalla Lega è andato in Forza Italia e non ha tra l'altro ruoli istituzionali. Quindi personalmente credo che su questo tema sia stata fatta molta speculazione, ma che i fatti e i numeri dimostrino ben altro. La Lega oggi tra l'altro presenterà un nuovo sindaco, siamo già a 5 nuovi sindaci dall'inizio del 2004, 40 nuovi amministratori. Infine, detto che la Lega insisterà per ottenere il terzo mandato per i presidenti di regione, difende la scelta di far votare in consiglio regionale il fine vita. Abbiamo scelto la strada della libertà di coscienza, soprattutto su un tema etico. Se avessimo voluto farne una questione politica, avremmo dato una chiara indicazione politica, così come abbiamo sempre fatto, e il risultato sarebbe stato completamente diverso. Anzi, io ringrazio il presidente Zaia perché ha permesso una discussione libera e democratica su un tema fondamentale. Siamo stati la prima regione a farlo e quindi credo che questo sia un risultato importante.